Ciao a tutti e bentornati in un nuovo video. Come avrete sicuramente letto dal titolo, oggi andrò a fare un meal prep per la settimana in quanto da domani si ritorna al lavoro. Questo oggi è l'ultimo giorno di ferie e il mio ragazzo è già tornato al lavoro oggi e quindi domani anche per me finirà la pacchia. E devo darmi una regolata per quanto riguarda quello che mangeremo questa settimana. Allora, io di solito vado a togliere dal frigo tutto quello che voglio cucinare e raggruppo tutti gli ingredienti per ricetta in modo tale da essere anche più veloce e visivamente anche vedere quello che devo fare e come muovermi meglio. Allora, farò molte proteine animali e vegetali, carne e pesce, quindi legumi. Allora, come prima cosa ho preso questo macinato, carne trita di manzo al Tesco e volevo farci delle polpette al sugo, quindi mi servirà una passata del vino rosso per sfumare, ovviamente la carne trita e poi andrò quindi a fare un soffritto con carota e sedano. Non uso la cipolla perché in questo periodo mi dà un po' fastidio, come anche l'aglio, è praticamente uno strascico che mi porto dietro dal famoso virus innominabile e quindi ancora il gusto della cipolla e dell'aglio non mi vanno molto e quindi semplicemente non la metto, però darebbe molto più saporito con una cipolla. Poi, quindi questo è il primo piatto delle polpette al sugo. Poi voglio fare una zuppa mista di fagioli che ho precedentemente messo a mollo. L'ho messa ieri mattina, quindi verso le 7, adesso sono le 11, quindi più di 24 ore a mollo. Ho cambiato una volta l'acqua, adesso li andrò a sciacquare ben bene di nuovo e poi li andrò a cuocere. Quello che mi sono dimenticata, lo prendo subito, è questo che è un dado vegetale che ha fatto mia mamma e che mi ha portato dall'Italia, che sta quasi finendo, quindi mamma portamelo un altro po'. E andrò a fare un brodo vegetale, quindi semplice acqua calda con quello. E verserò questo, un po' di concentrato di pomodoro e due carote. E questa sarà una zuppa di fagioli misti che potremo mangiare semplicemente così o anche con l'aggiunta di pasta. Secondo me, se ci mettiamo la pasta, questa sono anche due pasti per due persone, se no solo uno. Poi voglio fare questo merluzzo al cartoccio utilizzando delle spezie, degli aromi semplici, quindi sale, pepe, prezzemolo e olio. Quando sarà freddo andrò anche, proprio quando lo devo mangiare, andrò anche a mettere del limone, quindi all'ultimo secondo, e questo andrò a farlo al cartoccio in friggitrice ad aria. L'ho già provato una volta, è venuto molto buono e lo mangerò così, tipo ad insalata. Poi, per quanto riguarda verdure e altri carboidrati, azionerò la vaporiera per fare queste due cose contemporaneamente. Ovviamente hanno tempi diversi. Vorrò fare delle patate ad insalata che metterò prima in vaporiera, appunto perché queste hanno bisogno di più tempo per cuocersi. E poi farò anche al vapore questi asparagi che avevo trovato al Tesco in offerta. E quindi questa è una valida alternativa come verdura. E poi si può vedere se mangiarli semplicemente così, magari conditi o con della maionese, sono molto buoni, o fare anche una frittata, in quanto ho anche 4 uova che devo consumare a breve. Quindi vedrò poi se fare una frittata di asparagi o magari con le uova farci un dolcino. E poi farò anche questa melanzana, credo grigliata sulla piastra. Mettiamoci all'opera. Iniziamo dai fagioli. Della zuppa di fagioli ho messo in una pentola capiente un cucchiaio del dado vegetale fatto dalla mia mamma e un bello spuntone di concentrato di pomodoro.
Adesso vado ad aggiungere i fagioli che ho lavato per bene sotto l'acqua corrente. Di sale aggiusterò in seguito, in quanto il dodo vegetale è molto salato. Faccio giusto un giro d'olio, accendo il gas. Questa è acqua bollente dal bollitore, faccio prima così, l'aggiungo tutta. E adesso lascio andare così, metto il coperchio e lascio andare per un'oretta circa, si cuocerà da sola, quindi posso anche dimenticarmela. Ho dimenticato, non partiamo esattamente benissimo, ho dimenticato la carota che aggiungo così a pezzettoni, tanto si ammorbidirà prima dei fagioli. Creerà una specie di purea. Okay. Adesso posso sul serio dimenticarmela. Mentre la zuppa di fagioli va, mi sposto da questa parte, metto in un contenitore capiente il macinato di carne e vado a condire con un po' di sale, del pepe. Del prezzemolo potrei anche mettere un goccino forse di latte, adesso lo aggiungo pochissimo e vado a mescolare tutto con le mani. Per renderle ancora più morbide potrei mettere del pan grattato con anche un po' più di latte, ma non mi va, secondo me andranno bene anche così. Adesso su un tagliere vado a fare le mie polpettine. Cercherò di farle tutto uguale, ma sono diverse, non succede niente. Sono pochine perché il macinato ho preso di 250 grammi, quindi è giusto un piccolo secondo per due con un contorno abbondante. Infatti sono appena 6 polpettine e mezzo. Adesso in una padella sono andata a tagliare il sedano e la carota, ho messo un filo d'olio. Adesso, quando la padella si scalderà ben bene, andrò ad aggiungere le polpette in modo tale da rosolarle. Le faccio rosolare da tutti i lati. Quando saranno, avranno cambiato colore per tutta la loro circonferenza, andrò a sfumarle con un goccio di vino, faccio evaporare il vino, aggiungo la passata, metto il coperchio e faranno tutto da sole. Ho aggiunto il vino che adesso sta sfumando. Forse ne ho messo un po' troppo. Facciamo sfumare
Per bene, nel frattempo, scusate, volevo farvi vedere che la zuppa di fagioli sta andando. Adesso vado a mettere la passata. Ho riempito un po' il cartone con l'acqua per lavare meglio. Vado a mettere giusto un po' di sale per la passata. Riduco la fiamma, rimetto il coperchio e queste andranno anche da sole. E quindi posso procedere alla prossima preparazione. Allora, sono andata a preriscaldare la friggitrice ad aria. Ho messo il merluzzo su un foglio di carta da forno che sotto ha un altro foglio di carta d'alluminio e adesso vado a condire il pesce. Vado a mettere giusto un pochino di sale, del pepe, un pochino, un po' di prezzemolo e un filo invisibile d'olio. Per non sbagliare, io lo misuro nel tappo, faccio così. Perfetto. Adesso richiudo come se fosse un pacco regalo. E lo vado ad inserire nella friggitrice d'aria. Adesso vi faccio vedere come. Quindi la friggitrice si è preriscaldata. Apro il suo contenitore con la griglia, adagio semplicemente il pesce, vado a richiudere e adesso vi faccio vedere come l'ho imposto io. Metto a fuoco prima di tutto, metto 170 gradi per una ventina di minuti, basta pigiare play, lei parte, a 20 minuti suona e quindi posso semplicemente riaprire qui, controllare se il pesce è cotto, dare altri minuti, se no semplicemente è finita qui. Adesso posso passare con un'altra preparazione. Volevo informarmi che ho iniziato alle 11:20, mezzogiorno meno un quarto adesso, quindi 25 minuti, ho già fatto 3 pasti. Allora, volevo fare un attimo un recap di quello che sta andando. Qui c'è la zuppa di mix di fagioli, qua abbiamo le polpette al sugo, qui invece c'è il pesce che ancora manca 14 minuti, e ho tagliato, pelato e tagliato le patate per fare un'insalata. Adesso imposto 20 minuti circa e andrò a fare, a lavare e tagliare gli asparagi. E volevo farvi vedere un piccolo trucchetto che magari lo sapete, però magari no, quindi ve lo faccio vedere. Magari adesso mi direte ok, ho scoperto l'acqua calda, però magari molti di voi non lo sanno e quindi ve lo faccio vedere. Gli asparagi sono fibrosi, soprattutto nella parte iniziale dell'asparago, e quindi va tagliato, se no è molto duro, non si riesce a mangiare. E ogni volta magari qualcuno taglia un pezzettino, non sa precisamente dove tagliare, ne taglio io troppo poco o troppo, e quindi volevo farvi vedere io come faccio. Gli asparagi hanno un punto di rottura che determina proprio dove finisce la fibrosità dell'asparago, quindi più o meno all'altezza che tagliereste andate a fare così. E questa è la parte dove bisognerebbe tagliare, questa è la parte fibrosa che non va bene. Vedi? Si taglia, praticamente si spezza da sola. Niente, questo è un piccolo trucchetto che magari non tutti sanno. E adesso quindi vado
a privare gli asparagi di questa parte fibrosa, do una lavata, nel frattempo sono già passati 5 minuti più o meno per le patate e vado ad inserirli nella vaporiera in modo tale da cuocerli al vapore. Mi raccomando, attenti al vapore quando fate questa operazione, ogni volta mi scotto sempre. Vado a mettere l'altro ripiano e adagio gli asparagi. Non ho condito niente, né asparagi né patate, in quanto ancora non so precisamente come li andrò a mangiare e quindi li condirò in seguito. Adesso chiudo tutto e lascio andare. Ovviamente questi saranno cotti prima, quindi dovrò toglierli dalla vaporiera prima. Adesso vado ad accendere la piastra per riscaldarla, dove andrò ad arrostire queste fettine di melanzana. Cerco di farle sottili così si cuoceranno prima. Ed ecco qui ancora fumante il mio meal prep. Quindi, ricapitolando, ho fatto delle melanzane grigliate e poi le ho condite con sale, olio, origano e basilico fresco. Qui c'è il pesce, il merluzzo, che ho fatto al cartoccio in friggitrice ad aria. Qui bella fumante la mia zuppa di fagioli, l'ho lasciata un po' liquida in quanto poi la riprenderò magari anche per aggiungere la pasta. Qui abbiamo gli asparagi cotti al vapore come verdura, altri carboidrati, delle patate cotte sempre al vapore e qui le mie bellissime polpette al sugo. Il sugo è rimasto anch'esso un po' liquido, è un po' troppo rispetto alle polpette, quindi ci andrò sicuramente a condire una pasta. E questo è il meal prep che mi aiuterà con i pasti durante questa settimana. Io spero che questo video vi sia stato utile, di compagnia, e che vi abbia dato qualche spunto. Noi ci vediamo alla prossima. Ciao!